Ancora una volta, ciao ragazzi e ben ritornati su Roblox. Oggi siamo in una modalità stratosferica. Siamo su Pokémon marrone mattone, Pokémon bronzo mattone. Bronzo mattone, Pokémon bronzo mattone su Roblox. Ed è assurdo quello che siano riusciti a fare su Roblox per creare un gioco vero e proprio dei Pokémon, quasi meglio dei giochi veri. Ora, dobbiamo prendere il nostro primo Pokémon, Anna. Salve, il mio nome è Professor Cipresso e devi essere molto eccitato oggi di prendere il tuo primo Pokémon. E lo può dire ben forte. No, ci sono quelli di tutte le generazioni. Ma come hanno fatto a ficcarci lì dentro? Guarda! No! Madonna, tutti! Allora, ok, io vado sul classico. Io scelgo, anzi, non diciamoci quello che scegliamo, però io lo devo dire. Non ascoltare tu. Allora, io ragazzi vado sul classico. Prenderò il mio Pokémon preferito di tutti i tempi, da sempre, per sempre. E voglio che voi vi diciate qua sotto nei commenti qual è il vostro starter preferito di qualsiasi generazione vi venga in mente. Per me è lui. Il mio amico, non dico il nome, il mio amico focoso di sempre, il mio piccolo primo grande amore, il mio piccino. No, 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 il mio acerrimo nemico si è già manifestato. Non ci posso credere. Jake, questo è l'inizio di una battaglia. Io ti stritolerò. Sì, ma lui ha un Eevee. Non è giusto, perché a me non è stata data la scelta di prendere un Eevee? Lo volevo io! Senza offesa, mio piccolo amico focoso, ma quello è un Eevee! Va bene, concentriamoci sulla battaglia. Charmander, vai subito con il tuo attacco. Hai detto chi hai preso. Ah, ok. Attacco Ember, Charmander, forza! Che cos'è? Bronzo mattone ottenuto. Mattone con l'ana. Se ci buttiamo a mare moriamo. Dice, quando lo guarderai ti ricorderai che la tua famiglia ti vuole bene. Non dimenticare di tenerlo al sicuro, per carità, non perdiamo il mattone marrone che ci ha regalato il papà. Mamma mia, mi raccomando, non pensare di rubarmi il marrone mattone, ti guardo con questi occhi, con grande coraggio e dedizione. Che c'è questo tizio stravaccato sul ponte. Devo salvare. Buona fortuna nelle tue avventure là fuori. Se il tuo Pokémon ha bisogno di cure, vieni da me. Andiamo nell'erba alta. Qua sicuramente, minchia, ci sarà lo sapevo, è un Bunnelby. Un Bunnelby. Il Pokémon che odio, madonna, il Bunnelby. Combatti Charmander, bruciacchialo fino all'osso. Facciamo coniglio arrosto, ecco che cosa bruciava poco fa. Ah, però quasi quasi posso anche catturarlo, perché il Bunnelby è rimasto con pochissima vita. Io ne approfitto. Forza, fatti catturare, ti tratterò bene fino al giorno in cui non avrò un certo languorino e deciderò. L'ho preso! Bunnelby! Ha shottato. Come ti ha shottato? L'ho shottato. Ah, ok. Gli insetti sono la specie più interessante dei Pokémon. No, vuole combattere, un pigliamosche. Che palle questi pigliamosche sono, madonna. Il peggior tipo di allenatore. Proprio ti molestano come se fossero loro stessi delle zanzare assassine. Con il suo urrumple. Ma cosa vuoi fare con il tuo urrumple? Ma mi guarda. Guarda come ti muore quel Vrumple. Super efficace. Vrumple è andato all'altro mondo. Sei stato sconfitto. Ah, ok. Forse gli insetti non sono il miglior tipo di Pokémon per la battaglia. Ah, che palle. Ma poi è sempre Bunnelby trovo nell'erba io. Questi maledetti conigli pazzi. Forza coniglio pazzo, forza, tira fuori il peggio che hai, che tanto contro Charmander non puoi niente. Usi agilità, speri di evadere i miei attacchi bruciacchianti. Sbagli di grosso, coniglio pazzo. Sbagli di grosso, bruciacchia. È un coniglio pazzo il Bunnelby. Lion, un fan. Un fan deve essere arrivato. Chi è? Una foto vuole fare questo qua. Ah no, è il rompiballe di prima. Sono venuto qua più in fretta che ho potuto. Qualcosa di orribile, devi tornare in città con me. Non ho tempo di spiegarti, andiamo. No, ma io stavo andando di là, cos'è successo? È morto il professore. Tuoi parenti, no! I genitori sono stati rapiti dalle loro case. Nel poco tempo che sei stato via.
Cioè siamo andati via. Abbiamo fatto 5 passi. 5 passi, è successo il patatrack. Non si sa molto, ma si sospetta che siano stati rubati da un gruppo di persone conosciuti come Team Eclisse Marrone. Wow, marrone. Sono un'organizzazione cattivissima. Ma dai, ma dai, ma dobbiamo rifare la strada uguale. Ma no. Ehi tu, chi è qui? È un punk che è arrivato. Sembri un nuovo allenatore. Deve essere la prima volta che viaggi da solo. Non sono da solo. C'è anche Anna qua. E miliardi di persone alla TV. Cioè non è una TV però. Ah, capisco. Come lo sa? I tuoi parenti sono stati rapiti dal Team Eclisse. E sei orribile. Forse li ha rapiti lui. Quindi sei una femmina. Ah, come una femmina? Che schifo. Ma è la femmina più brutta che abbia mai. Vabbè. Ho delle informazioni sul Team Eclipse. Ma io sto facendo la voce così, ormai non posso più cambiare. Sarà una femmina molto cattiva, crudele, con la voce roca. Seguimi a casa, dove ti posso parlare privatamente. Oh, no, perché ci sto andando? Non ci voglio andare, no. No, è un rapitore anche lui, perché? No. Quindi i tuoi parenti sono stati rapiti dal Team Eclipse. Oh, deve essere orribile. Scommetto che ti mancano. Hai quel piccolo medaglione che ti hanno dato, sì. Ti dispiace se lo guardo? Oh, sembra vecchio e di valore. Grazie, lo sapevo. Ci ha fregato il medaglione. L'ho detto dall'inizio che non era una persona ragguardevole. Ci ha portato qua. Acchiappala. Acchiappala, sì, certo. Si farà sicuramente prendere. Ho capito tutto. In questa foresta si è nascosta quella brutta punk che ci ha rubato il medaglione. Quindi noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riuscire a scamparla. Però è impossibile perché è pieno di questi buceri. Allora io passerò dietro. Ma come? Manna! Ma dai, ma cioè io devo smazzarmi tutti i Pokémon. No, mi ha pure addormentato Charmander. Ma dai. Un Metapod. Oh, il Metapod però lo voglio. Il Metapod è bellissimo. Allora Charmander lo dobbiamo catturare. Quindi bruciacchialo, ma non troppo, bruciacchialo poco. No, no. L'hai bruciacchiato troppo. Ma dai, ma sei un Charmander, non sai regolare il tuo potere. Finalmente sei arrivata, ti stavi anche facendo aspettare, quei 20 minuti per ammazzare un Metapod. Non esageriamo adesso. Dai, andiamo, riprendiamoci questo medaglione. Qua, chi c'è qua, sembra che mi abbia scoperto, è stata colpa mia che sono scappata in questa via chiusa. Il ponte era in costruzione, quindi mettermi qui e nascondermi era la mia unica opzione. Sì, ma non ce ne frega, dacci indietro quello che hai rubato, perché il Team Eclipse non restituisce quello che guadagna. Lo sapevo che questa era del Team Eclipse, lo sapevo. Hai ragione, ragazzo, sono un membro. Oh, sembra che parla con me. Sono un membro del Team Eclipse. L'unico modo che puoi riavere il tuo mattone indietro è sconfiggendomi in una battaglia Pokémon. Ma affrontiamo la questione. Sei solo un allenatore novellino e non c'è nessun modo in cui puoi battermi. Questo è quello che pensi? Beh, ti va proprio che male. Perché io non sono Anna che ha preso un Pokémon foglia. Io ho preso il drago dei draghi, Charmander. Brucia quel Pokeiena. Come si chiama Pucciena? Pocina. Pocina! Pokeiena. Vai! Bruciacchialo che dobbiamo riprendere. Evita l'attacco, e usa un attacco sabbia, benissimo, brucia l'attacco sabbia. No, perfetto. Sta schifando. No, Anna, sono spacciato, perdo pure io. Perdo. Mi sa di sì. Dai, no, non ce la fa. No, me l'ha ammazzato. Sono tornato, e adesso, mamma mia, dimentichiamoci di aver perso prima come una merda, che tu non sei scappata per qualche strano motivo. Pensi che io sia qua uguale a prima? Ti sbagli di grosso. Prima di arrivare mi sono allenato forte per 30 secondi. Ecco, Pocciena, questa volta te lo do io l'attacco sabbia. Forza Charmander, non lasciarle tempo di respirare. Falle un Ember critica. Vai. Ecco, L'ha fatta! Critica! Davvero.
Oh, perfetto! Perfetto! Sta per mandare un altro Pokémon. Vuoi cambiare? No! Pancham! Ti sistemo io! Vai di un'altra Ember Critica! Dimmi che non ne ha un'altra! Per carità! Ok! Ah, mi ha sconfitto un ragazzino! Verso fase! Ah, come può essere successo? Non è buono, il boss sarà deluso da me. Ma prendi, riprenditi il tuo cacchio di mattone. Ah, ragazzi, per questo video di Pokémon marrone, mattone, bronzo, direi che possiamo concludere qua. Spero che vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un pollice in su se ne volete vedere degli altri. Ed io vi auguro una buona giornata. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Lion e Anna che ancora sta combattendo contro la Punk che fa... Out!